per supplire alle necessità che hanno le persone che vivono sulla strada, i senza fissa dimora, i ragazzi di strada, eccetera. Il comune di Bucarest ha creato 3 mense sociali, di cui una è quella in cui siamo adesso, gestita da Parada. Ogni giorno distribuiamo circa 100 porzioni di zuppa, per cui serviamo circa 100 persone. Parada nasce nel 1996, quando Milou Doukili, il clown francese, creò la fondazione proprio per dare supporto a quei bambini e ragazzi che vivevano nei canali di Bucarest. Bucarest, come tutte le grosse città romene, è una città teleriscaldata, per cui tutta la città è attraversata da queste enormi gallerie dove passa l'acqua calda che poi viene distribuita nei palazzi, nelle varie case, eccetera. E i ragazzi, dopo la caduta del muro, dopo l'89, trovarono rifugio all'interno dei canali. Principalmente erano le stanze addette per quelli che fanno la manutenzione della rete dell'acqua. Negli anni 90 abbiamo contato a Bucarest quasi 6.000 ragazzi di strada. Poi chiaramente il cambiamento della città, da una parte lo sviluppo della città di Bucarest, dall'altra gli interventi, dall'altra il fatto che una parte dei ragazzi ci hanno lasciato la vita sulla strada, una parte si sono reintegrati. Oggi il fenomeno dei canali non esiste più. L'ultimo canale lo abbiamo chiuso nel 2019. La struttura dove siamo adesso, che era una struttura pensata e dedicata ai ragazzi che vivevano nei canali, stiamo adesso cercando di riadattarlo per altri usi. Fino a pochi anni fa, gli orfani che vivevano nei canali venivano nei locali di Parada per socializzare ed imparare il mestiere del clown. Una parte di loro continua a collaborare con Parada, oggi sono formatori, diciamo, artistici, una parte di loro invece si è reinserita al lavoro, qualcuno continua a vivere, diciamo così, ai margini, tra la strada, l'inserimento, eccetera, insomma. Io a Bucarest ci sono arrivato per caso, così come per caso ho iniziato a fare lavoro sociale a Milano. Il comune di Milano stava cercando, tramite un'associazione, un educatore che parlasse inglese. Io non ero educatore, ma parlavo inglese. Milud aveva appena creato la fondazione, abbiamo deposto un progetto all'UNICEF, mi hanno chiesto di venire per lo start-up del progetto UNICEF e a Bucarest sono rimasto. 3 mesi sono diventati 24 anni. Ce li dobbiamo portare a una mamma che è uscita di galera. Quando sono arrivato, Bucarest era veramente una città di frontiera tra l'Oriente e l'Occidente. Ancora c'era commercio di strada dappertutto, insomma era veramente la porta verso l'Oriente. Oggi poi, con lo sviluppo della città, l'ingresso nell'Unione Europea, oggi Bucarest ha perso un po' quel fascino che aveva di città di frontiera. Molti qui sono di origine rom, però ci sono anche famiglie di romeni. Molti di queste persone, non avendo documenti, non hanno neanche diritto all'assistenza sanitaria. Con questa comunità l'intervento che stiamo facendo è un po' quello generale sull'assistenza, per cui i servizi di base, cioè il cibo, le medicine, l'assistenza sanitaria, cerchiamo di accompagnarli dai medici, eccetera. Dopo l'89 un intero sistema sociale è crollato. Bello brutto come era, possiamo criticarlo, possiamo dire quello che vogliamo, però era un sistema che in qualche modo era coerente e stava in piedi. Il crollo del regime ha fatto sì che questo sistema sociale si sfaldasse. Chi ha potuto arricchirsi in maniera più o meno legale lo ha fatto, chi non è riuscito ad integrarsi nel nuovo sistema è rimasto indietro. Questa è la scuola Gheorghe Călinescu nel settore 5 di Bucarest, nel quartiere di Ferentari, il quartiere più svantaggiato, per essere diplomatici, della città di Bucarest. E da un mese abbiamo aperto un nucleo Intercampus. Intercampus è il braccio sociale dell'Inter, dell'Internazionale Milano. È un progetto di supporto alle attività di reinserimento sociale, nel senso che i ragazzini di Intercampus sono tutti ragazzini che provengono da situazioni di disagio sociale, spesso estremo. Intercampus utilizza il calcio come strumento ludico, ma di sviluppo della personalità, di reinserimento sociale, e non la parte tecnica per diventare calciatori.